Benvenuti a Padel for Fun TV, la trasmissione che si occupa di cercare di capire quali sono le dinamiche che stanno dietro ad uno degli sport più divertenti del momento, anzi lo definirei l'unico che sta facendo letteralmente impazzire gran parte del globo. In Italia, pensate un po', negli ultimi 2 anni l'incremento è stato davvero molto molto importante. E allora noi abbiamo deciso ogni settimana di approfondire questo tema, addentrarci nel mondo del padel attraverso le voci dei professionisti, le voci degli operatori di settore e anche degli appassionati che appunto si divertono sul campo. Lo faremo ogni volta in modo diverso con degli ospiti nuovi. Ringrazio questa sera Lucas Damian Delgado, ben trovato. Grazie. Tu sei argentino, quindi forse nel tuo DNA un po' di padel c'è. Sei maestro di terzo livello di padel e istruttore presso l'Academy Padel for Fun. Sì. Quando hai iniziato a giocare a padel? Nell'anno 1986, avevo 10 anni. Da bambino? Bambino. C'era un campo di tennis, hanno fatto il primo campo di padel, di cemento però, muro di cemento. E lì è cominciato il mio percorso con il padel. Quindi prima si comincia, meglio è. Quindi in questo caso tu prima giocavi a calcio, Argentina, sì, calcio, sì, Italia, calcio. Va bene, il pallacanestro, la famiglia anche un po' pallacanestro. Del pallacanestro, sì. Però quando ho visto il padel, subito. Sei innamorato? Sì, subito. E tra l'altro a 10 anni hai iniziato ad approcciarti a questo sport e a 12 hai iniziato a disputare le tue partite. Sì, sì, la prima gara l'hai fatto quando io avevo 12 anni. Proprio, sì, piccolo. E giocavi contro persone più grandi di te o era no, tuoi coetanei? No, un open, era gente di 30, 20, 30, 40 anni. Ti ricordi come andò quella volta? Sì, avevo perso il quarto di finale. Comunque... è andata bene, me lo ricordo. E da lì via via tutta una serie di successi, anche qualche disavventura che però ti ha portato a capire che il padel era veramente quello che avevi nel cuore. Sì, sì, è vero, sì. È così. Puoi raccontarcelo? Sì, dell'incidente, la mano destra, sì, ho avuto un incidente con una macchina di stampa e niente, a tal punto di non sapere se di riuscire a giocare al padel un'altra volta, quindi... Però l'hai fatto e in questo momento non sei più sui campi come giocatore, ma cerchi di trasmettere questa passione e questo desiderio e la filosofia padel anche alle persone che decidono di approcciarsi a questo sport. La base del padel, no? Quali sono le basi del padel? Ci sono delle parole, possiamo definirle, dare, non so, 2 o 3 parole che definiscano il padel nelle basi? Il padel è un gioco di precisione come il biliardo, sì? Di difesa e contrattacco, quindi ci vuole pazienza, pazienza per giocare. Quindi la pazienza è la cosa che serve più di tutto. Eh sì, perché è un gioco di precisione, quindi senza pazienza non si può fare niente. Non si può fare niente. Questo vale per chiunque si approcci al padel, che lo faccia a livello amatoriale o a livello agonistico. Anzi, a proposito di livello agonistico, qualche giorno fa siamo andati a incontrare una delle grandissime protagoniste, la numero 1 italiana in circolazione, grandissima interprete di padel e grande professionista e interprete anche a livello internazionale. Stiamo parlando di Chiara Pappacena. Chiara, è un piacere ritrovarti quasi in chiusura di questo anno che per te è stato comunque ricco di successi. È vero, innanzitutto grazie a voi, grazie per l'ospitalità, per me è sempre un piacere venire qui ospiti da voi e passare qualche ora insieme. Sì, è stato un anno lungo, intenso di tornei, ovviamente fatto di alti e bassi, però secondo me è stato un anno positivo. A Milano oggi per fare una clinique, quindi per dimostrare che veramente c'è una vicinanza tra i professionisti anche e gli amatori. Sì, è vero, oggi sono qui appunto per fare la clinic e sono contenta appunto di vedere il livello di gioco appunto degli amatori. Potresti raccontare un pochino a chi ci ascolta quali sono stati i tuoi esordi e la tua carriera? Perché non sei propriamente nata con il padel. No, non sono nata con il padel, sono nata con il tennis. Io ho giocato a tennis da quando ho 6 anni
e ho smesso di giocare a tennis per vari motivi intorno ai 18-19 anni. Ho iniziato con il padel intorno ai 21 anni, così per caso, tra amici, una sera stavamo parlando, e dove a Roma, io sono di Roma, nasceva appunto questo nuovo sport e abbiamo deciso di iniziare a giocare così, tanto per, e invece ad oggi posso dire che è diventata la mia più grande passione. Nel 2020 che mi sono laureata e quindi ho portato a termine appunto i miei studi, e dal 2020 in poi quindi per me è diventata la mia professione. Tra l'altro non lo dici perché forse sei un po' modesta, ma tu anche col tennis avevi raggiunto delle buone posizioni. Quello che ti ha un pochino frenato, che a volte frena un pochino i giovani, è la paura, fra virgolette, anche dei nostri genitori nel poterci vedere realizzati trascurando, fra virgolette, lo studio. È vero, anche nel tennis diciamo mi sono tolta un po' di sassolini dalla scarpa perché sono stata 2-3 per quanto riguarda la classifica nazionale e ho avuto 4-5 punti VTA. E poi sì, io un momento volevo smettere di andare a scuola perché non riuscivo a conciliare il tennis appunto con lo studio, perché poi andavo ad una scuola molto molto seria, e i miei, e ad oggi però li ringrazio, non me l'hanno permesso. Ti sei rifatta con il padel. Perché il padel? Che cosa ti ha dato? Mi ha dato tanto, è uno sport che mi ha dato tanto, ma la cosa più importante è che io quando entro in campo mi diverto. Cioè è vero che per me è un lavoro, perché mi alleno 2 volte al giorno, vado dal nutrizionista, dall'osteopata, dal mental coach, però io quando entro in campo, sia quando mi alleno che quando comunque svolgo i tornei, è vero che c'è tensione, perché ovviamente quando uno svolge una partita di torneo c'è tensione, però io mi diverto, cioè non mi pesa. Qual è il tuo ruolo nel padel quando giocate in coppia? Io gioco a destra, sì, io sono una giocatrice di destra, però nonostante tutto sono una giocatrice aggressiva. E per quanto riguarda la coppia, a differenza del tennis, direi che bisogna avere una sintonia forse quasi maggiore anche con il movimento, riuscire ad intuirsi un po' anche proprio per la pista da padel, che non è propriamente come quella del campo da tennis, visto che c'è la variabile vetro, c'è la variabile ovviamente del rimbalzo. Come riesci e qual è insomma in questo momento la tua alchimia con la tua coppia, la tua metà? Allora sì, diciamo con la propria compagna a livello di gioco ci deve essere molto feeling, molto feeling. Io quest'anno a livello italiano ho giocato i tornei con Giulia Sussarello, dove con lei abbiamo giocato per ben 4 anni insieme, poi ci siamo separate e adesso siamo ritornate a giocare i tornei in Italia insieme, e tra noi c'è veramente tanto tanto feeling, conoscendoci ovviamente anche da tanto tempo. Invece a livello internazionale ho cambiato varie compagne e mi sono ritrovata anche a giocare con delle spagnole. La tua più grande soddisfazione è il ricordo che hai più bello da quando hai iniziato a giocare a padel? Allora, il ricordo più bello, che la mia vittoria forse più che ricordo con più piacere, ce ne sono varie, è stata ad un World Padel Tour a Las Rosas nel 2020, dove proprio con Giulia partiamo dal tabellone di prequalificazioni vincendo 2 partite, ci siamo qualificate al tabellone di qualificazioni, quindi di previa, vincendo contro la testa di serie numero 1 dove partiamo sfavorite. Ci qualifichiamo quindi al tabellone principale, abbiamo vinto anche il primo turno e per la prima volta nella storia del padel, sia a livello maschile che femminile, abbiamo raggiunto gli ottavi. Quindi delle italiane prima degli uomini agli ottavi per quanto riguarda il padel. Sì, siamo state le prime. Un'altra cosa che vorrei chiederti è se tu hai un gesto scaramantico, una mossa, un rituale prima delle partite. Ma sì, diciamo che cambio sempre il grip. Se cambio il grip prima di entrare in campo, se la partita va bene lo ricambio anche a quella successiva, anche se non ce n'è bisogno. Allora mi avevano suggerito male, perché mi avevano detto che tu se fai punto con una pallina puoi avere, riprendere quello. Anche quello, sì, anche quello. Va bene, noi atleti ce ne abbiamo vari, insomma, di gesti scaramantici. Obiettivi invece per il tuo prossimo futuro? Allora, obiettivi per l'anno che viene sono entrare tra le prime 50 del ranking internazionale e continuare a giocare ovviamente l'attività in Italia e cercare comunque di confermarmi numero 1 d'Italia.
Allora, in bocca al lupo per tutto. L'ultimissima domanda che ti vorrei fare è un suggerimento, un consiglio a chi si sta avvicinando o a chi sta disputando anche il campionato del Padel for Fun Tour, che ovviamente è a livello amatoriale. Sì, innanzitutto in bocca al lupo a tutti coloro che stanno svolgendo questo campionato, e quello che voglio dire è giocate a padel, perché è uno sport per tutti i livelli, anche per coloro che iniziano ora, non hanno mai giocato né a tennis e appunto né a padel, e soprattutto vi divertite. Grazie Chiara. Grazie a voi. Uno sport per tutti, a tutti i livelli, con il divertimento alla base. Quindi belle le parole di Chiara Pappacena, sì, quindi sì. Grazie, ci fa piacere anche risentirla. Ma mi è venuta una domanda che non so se tu puoi dare una risposta a questo mio dubbio o meno, relativo al fatto che le donne partecipino al World Padel Tour, ma in realtà non fanno parte della premiere, delle premiere che vengono organizzate. Secondo me non hanno riuscito a fare un contratto, a fare un accordo, però per il 2023 dicono che lo faranno. Cercheremo di approfondire questo discorso, sicuramente lo faremo, perché effettivamente anche la Premiere ha portato a Milano nelle scorse settimane grandi protagonisti del padel, e quindi devo dire che Carraro e tutta la federazione si sono dati un grande affare, cercheremo insomma di capirne qualcosina di più. Vorrei farti un milione di domande ancora sull'intervista di Chiara, ma siamo davvero agli sgoccioli della pubblicità. Però posso anticipare a tutti i nostri ascoltatori che tra poco parleremo ovviamente ancora di padel e qualche dritta dal maestro Delgado ce la faremo dare, e in più avremo anche la possibilità di continuare a conoscere i protagonisti del campionato Milano Padel for Fun Tour. A tra poco. Sono Massimo Pensa, proprietario della G-Design, da oltre 20 anni specializzata nella produzione e realizzazione di abbigliamento sportivo. Negli ultimi anni ci siamo specializzati nell'abbigliamento nel mondo del padel. G-Design.it è il nostro sito, visitatelo. GoTV è sempre con te. Puoi seguirci anche in live streaming in HD al sito www.gotv.org. Rimani aggiornato quotidianamente sulla nostra programmazione attraverso la pagina Instagram GoTV. Ti sei perso qualche puntata? Non c'è problema. Collegati al nostro canale YouTube. GoTV, la televisione nazionale che aspettavi è sempre con te, dove e quando vuoi. Ben ritrovati a Padel for Fun TV. Insieme a me, Elena, e a Lucas Delgado, ormai iniziamo a portarvi alla scoperta della magia di questo sport che è appunto è il padel. Ci siamo lasciati nella prima parte con l'intervista a Chiara Pappacena, che ci ha spiegato alcune cose interessanti. Vorrei approfondire con te due aspetti, Lucas. Sì. Il primo, le abbiamo chiesto in che ruolo gioca e lei ha detto a destra, però sono attaccante. Sì, che gioca alla destra di solito è un giocatore che è strategico, che sbaglia poco, che deve riuscire a chiudere il punto a quello che gioca alla sinistra. Teoricamente la destra fa la regia. Lei ti ha detto che anche io chiudo, come dicendo anche io sono aggressiva, no? Perché adesso sì, stanno diventando giocatori che giocano alla destra, fanno la strategia, anche chiudono. Non sarebbe la numero uno, questo è una cosa che ci piace. Sì. E per quanto riguarda invece il suo sviluppo, il suo esordio, lei ha detto che è iniziato dal tennis e poi è passata al padel. Da maestro, spiegaci un attimo, finalmente questa differenza. È tanta. Tra tennis e padel. È un altro sport. Di solito, quello che viene del tennis, il mio consiglio è di cominciare a capire che il padel si gioca con il vetro, deve imparare il vetro, sì. È un sport di difesa e contrattacco, capito? Quindi è importante fare amicizia con il vetro. Di solito il tennista vuole uscire del vetro e andare a chiudere il punto e la volée. No. Ho letto qualche tempo fa che al di là del gioco del tennis, dove tu devi stare attento ai tuoi colpi e devi avere anche la capacità di sapere prevedere il gioco del tuo avversario, con il padel non bastano questi due aspetti da tenere in considerazione, ma fortemente è da considerare il movimento della pallina.
Quindi sì, quando sì. Tu prima dicevi è come giocare al biliardo, sì, sì, sì. Serve la stessa tattica, perché tu devi cercare di prevedere la lettura, anche quello. Certo, la lettura della palla, dove finisce, no? Dove rimbalza e dove finisce. Sempre andare in anticipo nella lettura della palla. Sì, sì, è importante. Allora, a proposito di lettura della pallina in campo, devo dire che i professionisti sanno leggere proprio anche ad occhi chiusi tutto quello che avviene, e infatti poi si vede grande spettacolo in campo, sì. Mentre invece per quanto riguarda gli amatori ci sono delle buone soddisfazioni che si possono togliere anche loro. Lo sapete, ormai è partito da qualche settimana anche il Milano Padel for Fun Tour, un appuntamento ormai seguitissimo, molto partecipato, un campionato che coinvolge la Lombardia, il primo campionato lombardo con il patrocinio del Comune di Milano, ben 60 le squadre iscritte, più di 700, all'incirca 700 giocatori suddivisi per le categorie Comsat. Andiamo a scoprire anche in questo appuntamento alcune di queste squadre. Iniziamo così. Claudio Claps, Sport Promotion Comasina, la squadra da battere nel vero senso della parola, perché voi siete i campioni, cioè i detentori del titolo in questo momento della scorsa edizione del Padel for Fun Tour nella categoria Avant. Avete voglia di bissare? Dobbiamo bissare, siamo costretti a bissare, perché insomma ci teniamo tanto, abbiamo vinto con molta fatica l'anno scorso, quest'anno non siamo partiti benissimo, però l'obiettivo ovviamente è di bissare, di vincere di nuovo. Abbiamo fatto qualche nuovo acquisto, abbiamo perso qualcuno, però ce la possiamo fare. Aspettative altissime, quindi non le chiedo le aspettative, perché l'unica è vincere. Eh sì, non abbiamo altri risultati disponibili, le aspettative sono molto alte, siamo carichi, poi siamo molto competitivi. Il campionato è difficile, ci vuole concentrazione per tutta la durata del campionato e ci vuole competitività, quindi sì, unico risultato vincere. La squadra è cambiata o avete fatto degli innesti nuovi quest'anno? Allora, abbiamo perso un paio di elementi molto forti, però ho fatto campagna acquisti. Sì. Oltre che capitano anche presidente? Ovvio, sì sì, ovvio, presidente, tale scout, insomma, giocatore ovviamente. Sì, abbiamo preso un altro paio di innesti, speriamo che siano insomma all'altezza, anche perché i provini erano difficili, tanti per entrare nella squadra. Veramente avete fatto i provini? No, sto scherzando. Però, no, diciamo, però mai dubitare, visto che mi hai messo come primo punto la competitività, io posso anche crederti, Claudio. Sì, allora, non proprio provini, però insomma qualche partita per capire se effettivamente potevano entrare in squadra, anche per entrare bene nel gruppo, perché poi al di là di tutto, al di là del gioco, noi siamo un gruppo molto compatto, siamo amici da tanto, è la settima, abbiamo fatto tutte le edizioni. Quindi ci teniamo anche al terzo tempo, al divertimento, sì esatto, assolutamente sì, ovvio. Visto che tutte le edizioni sono state vissute, è un torneo che sta crescendo tantissimo anche a livello di numeri, posso chiederti secondo te perché? Allora, secondo me perché prima di tutto è organizzato molto bene, niente è lasciato al caso. E sicuramente il padel negli anni sta crescendo, quindi anche questo aiuta. È l'unico vero campionato a livello amatoriale in Italia, quindi cioè, sono tutti i presupposti perché questo torneo, insomma, questo campionato diventi sempre più importante. In aggiunta, già l'anno scorso è stato fatto un primo, se vogliamo, esperimento, c'è stata la finale nazionale. Quest'anno ci sono già altre 7 regioni, da quello che ho sentito, faccio un po' di spoiler, quindi anche questo porta a farlo diventare un campionato sì, competitivo e comunque dove si ha voglia di partecipare fondamentalmente. Beh, Claudio, allora in bocca al lupo e probabilmente ci vedremo per le finali, chi può dirlo? Viva il lupo e sì, ci vediamo per le finali sicuramente. Allora, noi incrociamo le dita per tutte le squadre, non è che parteggiamo per una o per altro. Lucas, tra l'altro, conosci Claudio? Sì, bravo, bravo come giocatore. È un bravissimo. Buon giocatore, sì, quindi sì, sì, sono ottimo. Veramente una delle squadre da battere. Sì, quest'anno. Sì, ottima difesa, lui è bravo, veramente bravo. Senti, abbiamo detto che serve ovviamente poter giocare bene, gli amatori hanno spesso bisogno del supporto dei maestri, sì, e quindi sì. Volevo chiederti, essendo tu
uno dei maestri dell'Academy di Padel for Fun. Se potevi spiegarci un pochino come era strutturata l'Academy e come si svolgono le lezioni. Ok, c'è un maestro dell'Academy Kids e dopo ci sono 25 istruttori sempre in giro. Tu come preferisci, lezioni individuali o lezioni di gruppo? No, tutti e due mi vanno bene, però individuale posso lavorare di più, posso essere più preciso nelle piccole cose, no? Quando lo fai con uno, con un allievo solo, che in quattro. Ovviamente, oltre al desiderio di imparare un nuovo sport, di poter poi competere e magari trovarsi anche ad altissimi livelli, c'è un aspetto che è quello della socializzazione, che è davvero molto importante. Sentite la storia di questa squadra. Insieme a Viviana Pecchinini della Time to Paddle People VIP, categoria Avant, Viviana, siete donne toste. Beh, assolutamente sì. Primo, perché per fare questo torneo occorre essere comunque tosti ed essere comunque focalizzati su quello che è il paddle. E quindi per noi è stata veramente una sfida che ho accettato quando Marta ha proposto questo evento. Per noi è il primo campionato. Abbiamo una serie di squadre suddivise in vari colori, nei gironi maschili, nei gironi femminili. E andiamo avanti, è molto divertente. Abbiamo fatto le prime due partite. La prima in casa l'abbiamo vinta al tiebreak, la seconda in trasferta l'abbiamo persa al tiebreak. Quindi adesso aspettiamo la terza partita. Comunque la sensazione è che all'interno della squadra, all'interno delle giocatrici, ci sia molto entusiasmo per questa iniziativa. Quindi è assolutamente positiva. Come avete trovato e come siete riusciti a comporre la squadra? Qual è il vostro punto di forza, se ne avete uno? Allora, in realtà questa squadra nasce, come tutte le altre squadre nostre, da un grosso gruppo che si è costituito nell'arco di un anno, dove praticamente abbiamo iniziato scherzando con un'altra mia amica e abbiamo costruito poco alla volta il pezzetto di tutto quello che è la squadra. Sono sostanzialmente amiche con la passione del padel, dove però è nato un gruppo e questo gruppo si vede anche fuori, sono nate amicizie importanti anche per certi versi e quindi quello che ci lega è la passione del padel, ma non soltanto sul campo ma soprattutto fuori. Questo è un punto in più che abbiamo trovato intervistandovi, perché al di là del gioco e del divertimento che sono basilari, la competizione c'è ma anche la possibilità di fare nuove amicizie. Io, se posso dire onestamente, il gruppo nuovo di amiche che ho su WhatsApp, sulle chat, nell'ultimo anno, il 90% è padel. Ho cambiato completamente, un po' diciamo che dopo il corona, dopo comunque la pandemia, sono cambiate tante cose e il padel è stato un po' l'unione, il collante per tutte quelle persone che si sono incontrate sui campi ma che avevano comunque voglia di socializzare, e questo è veramente un punto tanto 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 di vantaggio per il padel. E allora benvenga anche il Padel for Fun Tour. Le vostre aspettative di riuscita per quanto riguarda questa categoria donne? Allora, prima di tutto il divertimento, perché comunque si è creata una competizione sana. Sono persone con cui giochi al di là del torneo, quindi le incontri nei vari centri, le incontri nei campi e quindi è un po' una sfida aperta, dove comunque sicuramente il fatto del divertimento rimane alla base. Quindi andiamo avanti, però divertendoci. In bocca al lupo, Viviana. Grazie mille, a voi. Niente, l'abbiamo detto, divertimento e basta, nient'altro, Lucas. Però c'è anche tanta formazione, perché non a caso, l'abbiamo detto, c'è bisogno di imparare delle tecniche, quantomeno più che le tecniche, le basi per poter giocare bene, ma anche voi come maestri continuate ad aggiornarvi. Sì, io 2 mesi fa sono stato in Madrid facendo un corso agonistico con il maestro Mattias Ortiz Volpe, che lui è l'allenatore della coppia numero 8 del mondo, Lucio Capra e Maxi Sanchez. Una settimana ho fatto un percorso bellissimo. Perché è uno sport in continua evoluzione, si sta costruendo ancora man mano e probabilmente avremo sicuramente tantissime novità da raccontarvi. È vero, e continueremo a farlo anche nelle prossime puntate. Quindi grazie mille a Lucas Delgado, a è stato un piacere averti piacere con noi. Mio. E ovviamente il campionato del Milano Padel for Fun Tour vi aspetta, cercatelo anche se avete voglia di incuriosirvi e di avvicinarvi a questo mondo. L'Academy di Padel for Fun altrettanto, e noi come sempre con Padel for Fun TV ci vediamo al prossimo appuntamento.